Buongiorno a tutti, oggi in primo piano l'Istituto De Cosmi di Palermo, che è un istituto delle scienze umane, linguistico ed economico-sociale. Ho voluto specificare perché generalmente il De Cosmi si intende solo come l'istituto magistrale, invece non è così. In collegamento con me c'è chiaramente il dirigente scolastico, dei collaboratori, degli studenti e un rappresentante del Consiglio d'Istituto, il presidente del Consiglio d'Istituto che vi presenterò successivamente. Allora, buongiorno Preside. Buongiorno Abbiamo parlato prima che iniziasse il collegamento dei problemi che ha questa scuola, perché la scuola cresce, crescono gli alunni, però i locali rimangono sempre quelli che sono sin dall'inizio. a tutti. Questa è una scuola che nasce come magistrale, ma ha avuto una sua evoluzione negli ultimi anni. Noi abbiamo tre indirizzi, siamo dislocati e articolate su due plessi, abbiamo il linguistico, abbiamo l'indirizzo di scienze umane e scienze umane con l'indirizzo economico e sociale. Ecco, quindi dico, è chiaro che la scuola è cresciuta notevolmente in questi anni. A fronte di ciò però, ahimè, abbiamo un problema di locali. Tra l'altro noi siamo in affitto, quindi questo è un altro limite per la nostra scuola. Malgrado ciò, siamo riusciti sempre a sviluppare, a dare un'offerta formativa ai nostri ragazzi all'altezza della situazione, tant'è che la scuola cresce ogni anno regolarmente. In totale, quanti alunni frequentano il vostro istituto? Al momento siamo intorno a 1.100. Ecco, il problema dei locali, questo è un problema che già da diversi anni affrontiamo. Abbiamo cercato varie soluzioni insieme metropolitana, ma fino adesso con tante, diciamo, aspettative, ma pochi risultati. Ultimamente abbiamo individuato noi stessi degli spazi nel quartiere, quindi presso le suore collegine che hanno un edificio nuovo adibito a scuola, e quindi sposerebbe, ecco, la causa, perché anche loro vogliono mettere il locale che chiaramente a disposizione. E per noi sarebbe, come dire, la risoluzione di questo problema, e per la città metropolitana risolverebbe un problema definitivamente per quanto riguarda questa scuola. Diciamo che tutto, come dire, ancora non abbiamo i fatti, ecco. Però stiamo lavorando e stiamo spingendo in tal senso. Quindi io mi auguro che questa cosa si possa chiudere al più presto per dare ai nostri ragazzi la possibilità di essere accolti in un ambiente dignitoso, ecco, degno di chiamarsi scuola. Vediamo cosa. Intanto sentiamo il vicepresidente, la professoressa Sole. In questa scuola l'impegno è quello di farlo dimenticare, la bruttezza dei locali, il disagio che si prova per i locali. Il Un problema. Esatto, immobile di civile abitazione adibita a scuola. e quindi con aule piccole, con piante anche irregolari, gli infissi non sono buoni, quindi chiaramente abbiamo questo problema. Ma d'altra parte però negli ultimi anni, anche sfruttando i fondi strutturali europei, ci siamo dotati di tutti i dispositivi che la tecnologia offre, quindi tutte le classi hanno le lavagne interattive e il computer ovviamente. Insomma, abbiamo attrezzato dei buoni laboratori. Per il liceo linguistico c'è il laboratorio linguistico ovviamente, e quindi possiamo offrire in effetti tante cose proprio perché ci siamo impegnati a migliorare con quello che potevamo fare noi come scuola, quindi presentare i progetti PONE, ottenere i finanziamenti per avere queste attrezzature. E poi abbiamo anche presentato progetti per allargare l'offerta formativa e fino a quando non abbiamo avuto questa battuta d'arresto dovuta al virus, al Covid, abbiamo avuto la scuola aperta tutti i pomeriggi con tantissime attività. Professore Gabriele Ferrante, che mi ricordava che ci eravamo incontrati in altre occasioni, per adesso non può portare Esatto. avanti l'attività Sì, che ci ha infatti consentito di incontrarci e che è a un'attività. San Domenico, sì, durante l'alternanza scuola-lavoro con le lingue che incontrano la storia dell'arte. Ma per tornare al discorso, io amo dire che più del contenitore è il contenuto che conta. Grazie a Dio il nostro contenuto è buono, nel senso che
corpo docenti, gli alunni, il preside, la dirigenza, tutti quanti riusciamo, come diceva la mia amica Lidia, a fare dimenticare questo problema, che è un problema non soltanto nostro e che a mio avviso, insomma, è come dire, un problema che ha una causa ben precisa. Noi, così come tante altre scuole palermitane, purtroppo siamo, come dire, paghiamo, insomma, una politica poco lungimirante, chiamiamola così, dell'ex provincia, che ha preferito fare appunto la politica degli affitti piuttosto che una politica della costruzione di scuole. E questo è il risultato per noi, ma per molte altre scuole che vivono, operano in condizioni di disagio. I soldi che debbano arrivare dall'Europa del Recovery Fund potrebbero risolvere il problema, insomma, delle istituzioni scolastiche in tutta l'Italia. Questa, ora bisogna capire che capacità hanno gli enti locali, regionali, provinciali e comunali di inserirsi in tutta questa grossa programmazione che veramente cambierebbe il volto dell'Italia. Siamo tutti in attesa, io purtroppo non sono fiducioso. Signor Torre Grosso, prego. Sì, buongiorno innanzitutto. Nulla che dire aggiungere in più rispetto a quello che già è stato detto. Purtroppo basta andare a dare un'occhiata in loco e a scuola stesso e ci si rende conto effettivamente dei locali in che stato sono. È ovvio che si sta cercando di tutto. Io seguo sia come da parte dal punto di vista genitore che anche dal punto di vista come presidente appunto di questo istituto, assieme al preside che è veramente si sta dando da fare per cercare di risolvere questo problema il più presto possibile. Sappiamo che purtroppo la burocrazia è quella che è in Italia, in Sicilia forse è qualcosa in più rispetto al resto d'Italia, però speriamo il più presto possibile di avere una risposta. Allora, facciamo parlare i ragazzi Carlotta, mi avete detto che è rappresentante dell'istituto, forse pure Martina Spina è rappresentante dell'istituto. Ecco, come vivete questa situazione? Mi riferisco ai locali, poi parleremo del particolare momento che sta attraversando la scuola a causa della pandemia. Sicuramente i locali non sono dei migliori rispetto a tantissime altre scuole, però come diceva il professore Ferrante, sicuramente è più importante quello che c'è dentro, l'organizzazione interna, che posso assicurare veramente è una buona organizzazione e il preside e tutti i suoi collaboratori ce la stanno mettendo tutta per assicurarci di rientrare in totale sicurezza. Veramente siamo davvero felici di quello che stanno facendo per noi, perché ci stanno mettendo tutto il loro impegno per assicurarci un rientro in totale sicurezza e soprattutto una fine dell'anno dignitosa, ecco. Allora, Martina. Come hanno detto coloro che hanno parlato prima di me, i locali non sono ottimali, però sappiamo che non dipende da un'organizzazione interna della scuola, è dipeso da altri fattori. Io sono rappresentante dall'anno scorso, quindi ho seguito col preside questa vicenda, tutte le chiamate senza risposta, le chiamate che non sono mai state inoltrate. Quindi possiamo dire che dalla presidenza c'è tutto l'impegno per ottenere questi locali e non li abbiamo ancora ottenuti per fattori diversi. Quando otterremo questi locali, le attività che già svolgiamo normalmente saranno svolte in maniera ancora migliore, perché ovviamente potremo usufruire di spazi più grandi, di attrezzature differenti e quindi le attività che già facciamo, che a mio parere, come diceva anche Carlotta, sono già belle di loro, diventeranno ancora migliori grazie agli strumenti che ci verranno dati. Beh, sì, la vedo particolarmente lieto quando sente parlare soprattutto le due ragazze. Sono contento perché quello che diciamo, come vede, è in linea. La nostra è una bellissima scuola, una bella scuola. C'è una bella atmosfera, c'è un bel clima, c'è un impegno da parte di tutti e devo dire che ho fatto già gli elogi ai ragazzi e continuo a farli perché li vedo molto responsabili, partecipi di questo progetto e di questo momento particolare, perché come ha detto lei, parliamo appunto di questo momento. I ragazzi vivono un momento difficile. Dei tre indirizzi, qual è quello che sta risentendo maggiormente di questa situazione, di questa distanza soprattutto? Comprendo che le lingue hanno difficoltà perché i viaggi di istruzione sono impediti, però in generale qual è il settore, qual è l'indirizzo che ne risente maggiormente? Ma devo dirle per la verità che io non riscontro, ecco, dico, una differenza tra i vari indirizzi, proprio per l'organizzazione che noi abbiamo, anche perché gli indirizzi poi,
come dire, interagiscono. Ecco, dico, e la cosa molto bella è anche questa, che solo quelli di scienze umane possono partecipare alle certificazioni per lingue o partecipano agli saggi o ai gemellaggi, quindi c'è, diciamo, un'apertura e un'interazione, così come quelli del linguistico possono fruire per il diritto e altre cose, insomma c'è un'organizzazione molto bella e armoniosa. Pertanto io non riscontro, ecco, una differenza. Io credo che i tre indirizzi siano tutti abbastanza gettonati, perché in realtà abbiamo sempre appunto queste iscrizioni, questi alti livelli di iscrizioni, e ciascuno per la sua peculiarità attira i ragazzi. Facciamo ovviamente anche una capillare opera di orientamento nelle scuole medie, facendo anche attraverso qualche lezione di prova, qualche attività, un po' assaggiare cosa si fa nei vari indirizzi. E poi c'è anche un tam-tam cioè tra i ragazzi, ad esempio ci sono sempre i genitori che hanno iscritto un primo figlio e scrivono anche l'altro. Quindi, diciamo, come scuola abbiamo una buona fama, specialmente in questo territorio, e quindi le iscrizioni non ne risentono anche per questo, anzi abbiamo avuto un grande aumento. Volevo sottolineare che anche il tasso di dispersione è bassissimo. Praticamente negli ultimi anni è stato ridotto quasi a zero, che, diciamo, è una cosa di cui andiamo molto orgogliosi, perché facciamo una politica dell'inclusione abbastanza particolare. Dedichiamo molta attenzione a questo e dedichiamo molta attenzione ai ragazzi con bisogni educativi speciali. Professore Gabriele, ne risente l'arte in questo caso, perché appunto non Ne potete risente, continuare. sì, ne risente l'arte, ne risente un po' tutta quanta l'alternanza scuola-lavoro. Se proprio dobbiamo, come dire, trovare l'indirizzo che ne risenta di più, secondo me, fermo restando che il preside ha ragione, che tutti e tre si equivalgono, che insomma non ci sono differenze, però se proprio volessimo trovare, io direi il liceo linguistico, perché è venuto meno tutto, no? I gemellaggi, gli scambi che noi abbiamo attivato e abbiamo tuttora in corso. La Quindi, Brexit ha complicato anche la situazione, sicuramente. la Brexit ha complicato la situazione, sì, anche se devo dire gemellaggi con l'Inghilterra, ancora non eravamo riusciti, noi facciamo piuttosto stage, diciamo, in Gran Bretagna, perché come lei sa, dottore Cucina, gli inglesi sono un po', come dire, restii, insomma, ad attivare programmi del genere, insomma, la loro lingua è la lingua più importante del mondo, quindi, insomma. No, invece in Francia, in Polonia, in Germania, insomma, in Spagna, insomma, siamo riusciti a trovare vari partenariati e gemellaggi che ci mancano, e mancano ai ragazzi soprattutto. Frequentiamo entrambe il liceo linguistico, siamo all'ultimo anno di liceo linguistico. Sicuramente ne abbiamo risentito dal punto di vista di esperienze, perché non abbiamo potuto usufruire appunto dell'esperienza che ci fornisce la scuola, quindi gemellaggi, stage. Però prima di tutta la situazione, sia io che Martina abbiamo avuto la possibilità di partecipare al gemellaggio in Polonia ed è stata veramente una delle esperienze più belle che abbiamo mai fatto. Ringraziamo sempre la scuola per offrirci questa opportunità. Dal punto di vista didattico, sicuramente tutti e tre gli indirizzi ne risentono, ma se parliamo di strumenti, perché magari la connessione, gli strumenti con la quale si collegano gli studenti non sono sempre ottimali, quindi non permettono sempre agli studenti di comprendere al 100% quello che viene detto, che ripeto, dipende appunto dalla connessione, dagli strumenti. Però i professori in questo cercano sempre di aiutarci, di ripeterci le cose nel caso in cui non le avessimo comprese al meglio. Quindi da questo punto di vista siamo molto aiutati dalla scuola. A proposito, dottore Cucina, del gemellaggio che diceva Carlotta in Polonia, dove sono stato pure io, siamo stati ricevuti da Lech Walesa e siamo stati al centro Solidarność, al museo. Abbiamo avuto anche una conferenza lì, è stata una bella esperienza, veramente. Signor Torregrossa, lei ha assistito un pochettino, ha sentito un pochettino ciò che hanno detto sia il preside, la vicepreside, il docente e il ragazzo. Ecco, un genitore in questo momento,
Che cosa pensa? Qual è il problema che più lo assilla? Chiaramente, oltre a quello di assistere i propri figli. È ovvio che per il momento che stiamo passando, attraversando, è normale che la scuola sta subendo tantissimi danni. Scuola intendo appunto i genitori, gli alunni, gli insegnanti stessi, i presidi. Diciamo che la preoccupazione nel nostro caso qui, parliamo del De Cosmi, è qualcosa in meno perché si sta cercando appunto, mi ricollego a quello che hanno detto le ragazze, anche i professori stessi, queste sole. Per quello che è ovvio che la presenza dei ragazzi a scuola è un'altra storia rispetto alla didattica a distanza con i problemi che già conosciamo tutti, no? Anche lo stesso problema sulle connessioni, delle linee, che la scuola quest'anno stesso ha fatto un lavoro veramente certosino e ha potenziato questo tipo di problematica e, bene o male, siamo arrivati a una soluzione che si riescono a seguire le lezioni quasi normalmente tutti i giorni. È già una grande conquista questa. Detto ciò, la problematica è questa, è il fatto stesso appunto, più che altro non tanto per la didattica, perché si sta cercando gli insegnanti per quello che si sta mancando della presenza, di colmarlo tramite la didattica a distanza, ma anche, aggiungo tra l'altro, mi sembra doveroso dirlo pure, dal lato umanitario. Cioè questi insegnanti sono molto, molto vicini a livello psicologico a questi ragazzi ed è molto importante questo, soprattutto in questo momento che stiamo attraversando. Una domanda che vorrei fare a tutti. Alla fine della fiera, che è la pandemia, che cosa realmente mancherà nella preparazione, diciamo, nella formazione di questi ragazzi? Preside. Ma è chiaro che questi ragazzi debbono essere supportati ulteriormente appena rientrano e dobbiamo vedere come garantire anche forme, tra virgolette, di recupero, di potenziare quella parte che sicuramente è venuta meno, malgrado l'impegno, riusciamo a seguire tutti, però è chiaro che la didattica a distanza non è la stessa cosa della lezione in presenza. Detto ciò, dico, è chiaro, io auspico al più presto che possano tornare a scuola i ragazzi, perché io sono giornalmente a scuola, adesso sono a scuola ed è triste vedere una scuola vuota, senza l'anima che sono i ragazzi. Detto questo, però, mi permetta di dire anche che bisogna mettere la scuola nelle condizioni di sicurezza. Cosa voglio dire? Noi abbiamo fatto, la scuola è stata un po' strumentalizzata in tutta questa scuola. Però quando parliamo di sicurezza parliamo di traslochi e i trasporti che sicuramente andavano potenziate e ne abbiamo parlato, ma lo screening a tappeto dei ragazzi va fatto nelle scuole. Un medico a scuola ci deve essere, io non so come, ma ripeto, cercare di concentrare anche l'attenzione su quello che può essere un'azione preventiva sui ragazzi. E su questi ragazzi comunque sia, permangono 4-5 ore, quello che sia, in un ambiente chiuso, per quanto sanificato, per quanto voglio dire attento, e allora lì è chiaro che se si permane per 4-5 ore in una stanza, più di 10-12 persone, comunque sia, bisogna, come dire, intervenire in quei casi, perché può essere probabile il contagio. Detto questo, vorrei spendere anche un'altra parola perché se ne parla poco. Se vogliamo aprire le scuole, cercate di mettere anche in sicurezza il personale. Perché il personale, dico, l'età media degli insegnanti è oltre i 40. E allora è chiaro che ci sono situazioni anche, come dire, di patologie, ci sono, diciamo, situazioni molto fragili. E allora dico, se vogliamo dare continuità a un percorso, quindi aprire le scuole e mantenerle aperte, cerchiamo di tutelare anche il personale. E quindi il discorso delle vaccinazioni, eccetera. Gli insegnanti fanno parte di quella categoria. Condivido in pieno quanto lei ha detto, non comprendo come mai tutto quello Appunto. che ha detto non viene applicato. Assolutamente prima i medici, quelli in prima linea, su questo non ci piove, tutto, però dico, attenzioniamo quei settori sensibili. La scuola non è un'attività qualunque, la scuola è dei ragazzi, del nostro futuro, i ragazzi devono andare a scuola. E allora se vogliamo fare delle forzature, dobbiamo mettere in sicurezza il contesto scolastico. Il mondo della scuola,
non è solo quel settore dell'edificio con i docenti, il mondo della scuola è tutta la società, perché tutte le famiglie vengono coinvolte, ma viene coinvolta la società perché si allevano, tra virgolette, i futuri governanti, quelli che saranno gli uomini e le donne del domani. Quindi quando si parla di mondo della scuola ci vuole un'attenzione particolare perché è il mondo di tutti. Professoressa, prego. Lei chiedeva cosa sarà mancato a questi ragazzi. Io non credo che sarà mancato qualche cosa in termini di conoscenze o di competenze nelle varie discipline. Io credo che sarà mancato un anno della loro gioventù, della loro adolescenza, in termini di rapporti sociali, rapporti con i coetanei, in termini di esperienze, visite a musei, andare al cinema. Questo sarà mancato ai ragazzi ed è questo il grande disagio che stanno provando e che adesso si sta manifestando, ma non per la didattica a distanza, ma per il periodo storico che stiamo vivendo. Adesso cominciano a stare male, sì, noi ce ne accorgiamo, i ragazzi stanno male. Vediamo un grosso disagio tra di loro. La colpa non è la didattica a distanza, la colpa è del momento che stiamo vivendo e di quello che loro stanno affrontando con gli strumenti di adolescenti, giovani. Che chiaramente si aspettano da questi anni particolari della loro vita una serie di esperienze che invece adesso non riescono ad avere. Professore Gabriele, velocemente, è come se nella famosa catena del DNA si è saltato un pezzettino, proprio un Esatto, pezzettino sì. di, appunto, di lineamento. Io Questo. sono totalmente d'accordo con la professoressa Sole, la scuola in realtà, la scuola coinvolge i cinque sensi, la scuola è guardarsi negli occhi, la scuola è ascoltarsi, la scuola è toccarsi, la scuola è apprezzare, insomma, la prossimità, la vicinanza, è fare esperienze nella vita di tutti noi, diciamo. Nella mia vita gli anni più belli sono stati gli anni del liceo, non c'è dubbio, dai 14 ai 18 anni. Ma per tutta una serie di cose anche parallele, contigue, non soltanto la scuola in quanto tale, ma le prime amicizie, le prime, insomma, esperienze. Quindi questo verrà a mancare senz'altro. Ultima domanda a Carlotta e a Martina. Volevo chiedere se avete qualche richiesta da fare al preside, che è qua presente, così non si può sottrarre. Vado io. Sì. Allora, più che richieste personali al preside, perché sappiamo che il preside, se potesse, asseconderebbe ogni nostra richiesta lì dove possibile. Speriamo appunto che le nostre richieste arrivino più in alto. Quindi chiediamo un rientro in totale sicurezza a livello di mezzi di trasporto, anche di orari scaglionati, per esempio, magari una differenza tra un orario e l'altro, così che tutti possano entrare in totale sicurezza e soprattutto non si crei assembramento fuori dalla scuola e dentro. Però già l'anno scorso, quando siamo rientrati a settembre, già lo facevamo. Speriamo si possa tornare. Sentiamo. Al preside, una richiesta al preside, se no mettiamo in difficoltà. Ok, come ha detto Carlotta, in realtà già è stato fatto tutto il possibile. Quello che noi vorremmo anche per i nostri compagni è cercare di migliorare i trasporti che riguardino magari le province di Palermo, quindi servizi AST, o semplicemente all'interno della città, quindi il tram. Cercare di mantenere il distanziamento anche sui mezzi di trasporto stessi, perché spesso noi a scuola stavamo distanziati, però poi all'interno del tram si creavano assembramenti e quindi è come se tutto il lavoro della scuola venisse vanificato in qualche modo. Quindi sì, le nostre richieste sono ai piani Questo più alti. non potete chiedere. Presidente. Comunque, accolgo quello che dite voi, già Carlotta l'ha anche detto. Ecco, noi intanto mettiamo in atto tutti i protocolli, chiaramente, e abbiamo già l'abbiamo fatto e continueremo Diciamo che non ci sta incrociare le dita e sperare bene. Io a farlo. intanto Assolutamente. io vi ringrazio per questa vostra disponibilità. Spero a presto. Grazie a lei, Grazie a ringrazio lei. Arrivederci. Grazie a lei. Grazie, Grazie, arrivederci. 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 Arrivederci.